una modifica e in quel momento magari abbiamo un medico semplice oppure abbiamo un infermiere che sta monitorando e la definizione di atto sanitario è una definizione che è relativa a un dibattito scientifico molto più vicino è molto più vicino Grazie. Scusi Presidente, finisco, molto più Sì. vicino al mondo anglosassone, per cui noi vogliamo avvicinare il modo in cui si prende in carico il paziente come fa il mondo anglosassone, perché noi rimaniamo da questo punto di vista retrogradi se vogliamo mantenere lo status quo. Grazie. Onorevole San Nicandro. La mia è una perplessità di ordine, come dire, lessicale. Io credo che il testo sia migliore il testo della proposta di legge, perché qui l'oggetto è la sicurezza delle cure ed è scritto che questa si realizza anche mediante, quella anche proprio non ci voleva, comunque indipendentemente da ciò, mediante l'insieme, bastava dire mediante, anche questo insieme è superfluo, comunque il testo dice mediante tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. È ovvio che allo stato attuale della giurisprudenza la struttura sanitaria risponde autonomamente, ha una responsabilità autonoma rispetto al dipendente medico, qualora per esempio la struttura sanitaria non abbia quella dotazione tecnica necessaria per fare un certo intervento. Ma ripeto, adesso al di là di questo, io ritengo che molti di questi emendamenti sono inappropriati proprio sul piano lessicale, perché guardate, io non vorrei ricordare che qualcuno nel passato dette l'assalto alla democrazia denunciando i ludi cartacei, cioè le tonnellate di inchiostro, i quintali di carta inconcludenti. Quindi gli emendamenti, se non voglio dare la lezione a nessuno, però cerchiamo di essere più puntuali, perché in materia di diritto le parole non si possono svendere, come si elargire con tanta copiosità, molto spesso inconcludente. Quindi bisogna essere precisi e tutto ciò che troppo è vano, come diceva il giurista Giustiniano, va eliminato. La ringrazio. Non ho onorevole Sisto, prego. Grazie Presidente. Io invece credo che sia giusto che ciascun gruppo, ciascun parlamentare possa con la propria attività emendativa anche sollecitare l'Aula delle riflessioni per poter votare più convintamente quello che poi si ritiene più conforme ad un lessico, diciamo, appropriato e ad un concetto che sia vicino a quello che è lo scopo del legislatore in questo momento. Bene, su questo emendamento Forza Italia non è d'accordo per due ragioni. La prima è perché nella parola atto sanitario vi è come posso dire, vi è un equivoco di carattere giuridico. È notorio che l'atto, a differenza dall'azione, può essere una parte dell'azione giuridicamente rilevante, poiché in questo, diciamo, pacchetto normativo si fa ampio riferimento a delle norme che disciplinano nuovamente la responsabilità penale dell'operatore sanitario. Il riferimento all'atto sanitario potrebbe essere limitativo o comunque equivoco rispetto alla tipologia della fattispecie penale che vede non nell'atto ma nell'azione il suo parametro di riferimento sotto il profilo della tipicità. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che proprio quella che la ratio che il proponente vuole dare a questo emendamento viene smentito perché la parola cure è proprio il take care of, cioè proprio come posso dire, la traduzione del detto anglosassone di prendersi cura di. Quindi mi sembra che non ci sia parola più appropriata delle cure